Salernitana alla Righi contro il Borgo Abugiano, cerca la terza vittoria consecutiva sotto la gestione Carlo Perrone. Non c'è Ginestra, squalificato per 3 giornate, all'ultimo momento manca anche Rinaldi, in campo ci va Tuia. In avanti nel 4-3-3 disegnato da Perrone c'è Manuel Ricci. In curva sud si ricordano gli anni di affetto e di amore della nuova guardia dal 1990 a seguito di un unico vessillo. Dinanzi a 3.850 spettatori, compresi i 205 abbonati, record negativo, la partita comincia subito in salita per la squadra granata. C'è un tocco con un braccio di Montervino, per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto ci va D'Antoni, che non sbaglia e realizza il gol del vantaggio per gli ospiti. 1-0, avvio shock della Salernitana con il Borgo Abugiano in vantaggio. Montervino sfortunato protagonista nella circostanza. La Salernitana accusa il colpo, fa un po' di fatica a riprendersi dopo l'iniziale svantaggio, poi lentamente comincia a carburare, entrano in azione con maggiore frequenza Mancini ed anche Guazzo, come in questa circostanza l'ex Taranto ci prova dalla distanza ma senza esito al 10° minuto. Poi altro pericolo per la formazione granata, ancora D'Antoni e ancora da palla inattiva nascono i problemi per la difesa della Salernitana. Il modulo tattico degli ospiti, il 5-3-2, mette un po' in difficoltà gli esterni della Salernitana, che faticano a trovare spazi. Qui Guazzo appoggia all'indietro per Mancini, la sua conclusione viene deviata in angolo dal portiere Gaffino. Dalla bandierina pallone per Perpetuini e gol del pareggio, minuto numero 18, Salernitana che trova il pari con Perpetuini, che di testa non sbaglia, 1-1, e partita che ritorna in equilibrio grazie a questa inzuccata di Perpetuini, che toglie la cappa di tensione determinata dal gol del vantaggio degli ospiti. Sull'1-1 la Salernitana gioca con maggiore convinzione. Qui Ricci viene strattonato in aria, per l'arbitro è tutto regolare ma è evidente il fallo subito dal giocatore della Salernitana. Ancora una volta Ricci spinto giù ed anche questa volta per l'arbitro è tutto regolare. Borgo Abugiano in contropiede, 3-3, Salernitana in difficoltà in questa fase. La palla arriva a Dimas, che di un niente non c'entra l'impatto con il pallone. Poi Chirieletti dalla distanza, il suo tiro deviato e traversa della Salernitana. Poi Guazzo non è lesto ad approfittare del rimbalzo del pallone. Opportunità per la squadra granata, che poi insiste, ma Montervino commette un fallo ingenuo e si becca il cartellino giallo per Montervino. Partita non brillantissima. Gli ospiti cominciano a calare, si fanno vedere dalle parti di Iannarilli, soprattutto con palle inattive. La Salernitana invece insiste sulle corsie esterne. Qui la palla danza in area di rigore avversaria, arriva a Mancini che libera il destro, Gaffino para, poi Guazzo segna ma è fuori gioco, come appare evidente dalla posizione dell'ex giocatore del Taranto. Finisce così il primo tempo. 1-1, comincia la ripresa, non ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Salernitana alla ricerca del vantaggio. Qui Montervino recupera un buon pallone e mette in movimento Ricci, che parte dalla propria area ed arriva praticamente dalla parte opposta. Tutto il campo per Ricci, che viene messo giù in maniera fallosa per l'arbitro. Nessun provvedimento disciplinare se non il calcio di punizione. Poi Dimas dalla distanza ci prova, Iannarilli in due tempi blocca senza problemi. 15° calcio d'angolo per la Salernitana, Gaffino esce a vuoto, Molinari salta più in alto di tutti e realizza il 2-1 per la Salernitana, il gol del vantaggio al 15° di Morris Molinari. Buona partita la sua, 2-1 per la Salernitana, e cambia lo scenario alla Rechi con Molinari che si riscatta con questa rete dopo un avvio di stagione non proprio entusiasmante. Fanno festa i tifosi alla Rechi. La Salernitana non è paga del risultato e vuole chiudere i conti. Il colpo di testa di Guazzo, la bella girata, ma anche in questo caso la sua realizzazione viene annullata dal direttore di gara. Ci prova Mancini, bel controllo, il suo tiro a girare, una deviazione, la palla non va. Poi su calcio piazzato, ancora una volta protagonista il Borgo Abugiano, Dimas colpisce la traversa, si salva la Salernitana. E poi il velo di Guazzo, giù Gustavo, calcio di rigore per l'arbitro, non ci sono dubbi, dal dischetto Guazzo non sbaglia, finisce 3-1 con la Salernitana che riceve gli applausi dal suo pubblico.
il primo ad essere applaudito è Carlo Perrone.